Benvenuti. Con il documento Agenda 2030, l'ONU richiama l'attenzione di tutti gli operatori del mondo della formazione a prestare attenzione a tutte quelle problematiche che caratterizzano la società contemporanea. La musica, da questo punto di vista, può essere uno strumento particolarmente efficace per la sua capacità di intervenire sia sul piano emotivo sia su quello razionale. L'incontro, il seminario, è organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dal Liceo Classico e Musicale Zucchi di Monza, presso la cui Aula Magna si terrà il seminario il 9 di aprile, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. L'iniziativa vede la collaborazione di numerose associazioni del settore e si rivolge in particolare ai docenti dell'area musicale della scuola del primo e del secondo ciclo, ma in generale diremmo a tutti quegli operatori che operano nell'ambito del mondo musicale. In vista dell'incontro abbiamo pensato di rivolgere alcune domande al maestro De Frati, che sarà il relatore principale di quel momento di formazione e di riflessione. Per prima cosa, quindi, chiediamo al maestro De Frati di introdurci all'argomento, indicandoci quali siano i punti del documento, appunto Agenda 2030 dell'ONU, che hanno attirato maggiormente, principalmente, la sua attenzione. Sarebbe più facile dire quali possano non attirare l'attenzione mia e di chiunque, che possano lasciare indifferente chi abbia una qualche responsabilità sociale, a cominciare dalla nostra in quanto insegnanti. L'agenda elenca ben 17 questioni da affrontare nel mondo, da quelle ecologiche a quelle sanitarie, da quelle etiche a quelle giuridiche, in coda tutte, in coda forse perché i funzionari dell'ONU non pensavano che fosse ormai una realtà viva, una realtà impensabile oggi, almeno nei paesi avanzati, intendo dire la guerra. Come non farla tornare in primo piano nelle nostre aule scolastiche? Ma scopriamo le diverse voci dell'agenda con gli orecchi ben aperti sulla nostra disciplina, la musica, sul modo in cui la musica può aiutarci a far proprio, a far nostro ognuno di quei temi. Proprio a cominciare dal valore della pace, per farsene paladini. E poi pensiamo al dovere di proteggere i nostri bambini dalle insidie nascoste, altro tema dell'agenda, insidie materiali e morali, di offrire loro la possibilità di maturare, come diciamo noi a scuola, competenze per la vita. Proprio con la scuola, quando i media ci mostrano ogni giorno i volti di bimbi martoriati nel corpo e nell'anima, i bambini e i loro adulti abbandonati, lasciati morire, e altro tema, la miseria, la fame, garantendo quel lavoro che fa sentire realizzata la persona nel lavoro e fuori del lavoro. Poi altro tema, la parità di genere, e intorno a noi vediamo una natura sempre più oltraggiata, l'inquinamento dell'aria, della terra, delle acque. Sono tutti allarmi squillati dall'agenda, a cui è difficile pensare che possa sottrarsi anche un insegnante di musica. In effetti, quando abbiamo ipotizzato l'organizzazione di questo seminario, certo non potevamo immaginare che uno dei temi posti all'attenzione, appunto la pace, sarebbe diventato nel giro di pochissime settimane così centrale nella nostra vita e
certamente questo non fa che aumentare l'interesse verso le riflessioni che ci condurranno appunto a questo seminario. Però la domanda è: perché gli operatori del mondo della musica? Quali sono le possibilità di intervento del nostro mondo per la realizzazione di quegli obiettivi? Grazie per avermi posto questa domanda, perché qui entriamo nel vivo delle ore di musica. In un lontano passato, là dove era insegnata, si intendeva per musica un mucchietto di aride nozioni condite con consistente esercizio di solfeggi parlati. Reazione sacrosanta nei programmi degli anni Sessanta, che vogliono liberare l'ora di musica da questi cilici e raccomandano che diventi l'ora di musica un momento di relax, di svago, senza impegno, senza difficoltà. Questi erano da lasciare ai docenti delle discipline serie, le discipline vere, che i musicisti non osassero pretendere che alla loro disciplina fossero assegnate 2 ore alla settimana, non quell'una regalata e obbligatoria solo in prima. E noi, invece, osammo che la musica fosse vissuta prima di tutto come una preziosa amica, confidente della nostra esistenza, ci andava certamente bene, ma che non si imparasse niente nelle ore dedicate ci pareva un insulto alla disciplina, perché noi sappiamo bene oggi che la musica ha tante cose da spiegare sul mondo intorno a noi e sul mondo dentro di noi per tornarla di fuori agli altri. Suoniamola, cantiamola, ascoltiamola, inventiamola. È una famiglia, una schiera di grandi voci della storia e del presente è lì a dimostrazione nostra per far capire a chi ci sta intorno come la musica sia capace di parlare, sia capace di rispondere a ognuno di quei generosi appelli dell'agenda. Sappia gettare luce sul mondo dell'infanzia, mai sentiti Schumann, Bizet, Debussy, Tchaikovsky sull'infanzia, che sappia parlare della violenza sulla donna, mai sentita Tosca, mai sentita Carmen, o che celebri musica che celebri le bellezze della natura, mai sentito Beethoven, mai sentito Vivaldi. Ecco, a saperla ben dosare, saperli ben dosare, i temi dell'agenda ci offrono con la loro ricchezza un piano di lavoro ideale. Il piano di un docente che voglia far vivere le ore a scuola in modo libero da quelle astroserie di 100 anni fa, ma libero anche dal metodo dolce far niente della didattica sessantottina. Ringraziamo il maestro Del Frati e vi diamo appuntamento al seminario del 9 aprile. Vi ricordiamo che per la partecipazione in presenza è necessario inviare una mail di adesione con il nome e cognome, per chi è in servizio anche l'indicazione della scuola, all'indirizzo formazione@liceozucchi.edu.it. Vi aspettiamo quindi all'incontro del 9 aprile a Monza. Arrivederci.